Radio 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 Radio. Due volte radio. Tra l'altro potremmo anche inaugurare un nuovo spazio, sì, qui al Salerlinga. Ho già un nome, sì, se tu quale? Sei d'accordo. Sentiamo. L'italiano nel pallone. L'italiano tu... nel pallone, mi lo piace. Sai perché? Sì. Ti piace? Beh, sì, sono molto contento. Perché sai, Francesco, da sempre, poi non è che facciamo la scoperta dell'acqua calda, ma insomma il mondo del calcio offre sempre spunti per indagare su errori, sì, strafalcioni, invenzioni linguistiche, curiosità, insomma è veramente una miniera d'oro. E allora, un esempio, il primo, eccolo qua, protagonista una giornalista Rai, Francesca Sanipoli, che però su Stadio Sprint, intervistando l'allenatore dell'Udinese Guidolin dopo il match con la Roma, vediamo cosa succede, c'è Guidolin che risponde, e ascoltate cosa dice Sanipoli, via il contributo. Un'ottima squadra, se sorretta anche dalla buona sorte, può andare lontanissimo come sta facendo. Lontanissimo nel senso anche di scudetto? Questo io non lo so perché non voglio parlare di queste cose, vedo già loro che cercano di tenere molto tranquillo un ambiente che prende fuoco subito, sì che io non parlo di questo. Vuole inzuffare. Francesco, devo solo pensare... una cosa. Vuole inzuffare. Eccolo là l'inzuffamento, non vuole inzuffare. Sì. Si rivolge così a... Ma cosa vuol dire inzuffare, Francesco? Devo rispondere con le parole degli ascoltatori, c'è chi dice inzuffare, riempire di dubbi, insinuare dubbi, e un altro dice ciurlare nel manico, un altro buttare in caciara, un altro ancora vuol dire ammucchiarsi, un altro fomentare, un altro ancora mettere il carico da 11, e là là, quanti ce ne sono? Bene. Allora? Sul nostro gruppo d'ascolto su Facebook ho posto questa mattina la stessa domanda, e allora c'è Sergio che ci scrive non è ovviamente inzuppare, e vabbè, Cecilia scrive entrare in una zuffa, Pernessa potrebbe significare aizzare, muovere alla zuffa, o addirittura una sorta di trasfigurazione di inzolfare, cioè mettere zolfo, lo zampino del diavolo. Vabbè, abbiamo chiesto anche a Valeria Della Valle, docente di lingua italiana, nostra grande amica qui al Salvalinga, gli ho chiesto, ma secondo te Valeria, come che cosa ne pensi? E allora mi ha spiegato che il verbo inzuffare in realtà non è presente nei dizionari e non ce ne sono neanche attestazioni Google sui motori di ricerca, si ricava effettivamente poco. Ad esempio ho trovato che sul Giornale d'Italia, testata diretta da Francesco Storace, in un articolo del 20 agosto scorso si parla dell'ex ministro Fornero e si legge, da un personaggio come questo sarebbe lecito aspettarsi un silenzio totale assai più decoroso dei mesi trascorsi a inzuffare gli italiani di sacrifici. In un blog ho letto che inzuffare si dice a Roma nel senso di insinuare, fare domande maliziose agli intervistati. E forse questa è la spiegazione più convincente. Anche per me, sì. È vero? Sei d'accordo? Sta per certo, Francesco, come anticipavi tu poc'anzi, che Valeria Della Valle ci dice, la giornalista Rai ha certamente voluto fare la spiritosa, ma usare un termine come questo è sbagliato, da scoraggiare, sia perché il verbo realmente non esiste, sia perché il significato non è immediatamente chiaro. E se poi ha anche una radice, una connotazione dialettale, l'uso su una rete nazionale per giunta Rai sarebbe ancor più da evitare. Buon italiano a tutti! Grazie Max, alla prossima settimana. Radio 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 Radio. Volte Radio.